Siena, buongiorno Radio Siena TV, ben trovati in diretta. È lunedì 26 ottobre, comincia questa terza settimana della nuova stagione di Buongiorno Siena e comincia anche questo nuovo mini lockdown. Il paese è di nuovo chiuso, come forse ci aspettavamo. Non lo chiamiamo lockdown perché di fatto abbiamo ancora la possibilità di uscire, di andare al lavoro, non abbiamo le autocertificazioni, eccetera. Ma di fatto la stretta imposta ieri dal nuovo DPCM firmato dal presidente Conte in qualche modo ci riporta indietro di mesi in cui si tenta di chiudere gran parte delle attività del paese. Sono state definite come quelle superflue, come quelle inutili o comunque accessorie, facendo anche infuriare tantissimi dei lavoratori che in quelle attività appunto si impegnano ogni giorno. Ma questo è quanto. Sentiamolo subito il presidente Conte. Bar, gelaterie, pasticcerie, ristoranti chiuderanno alle ore 18, tutti i giorni compresi i festivi. Dopo le 18 però potranno continuare a operare per le consegne a domicilio e per l'asporto. Ai tavoli dei ristoranti potranno sedere al massimo 4 persone, salvo che si tratti di nuclei familiari più numerosi. È vietato consumare cibo, bevande nelle piazze, nelle strade pubbliche dopo le ore 18. Chiudono palestre, piscine, centri benessere e centri termali. Chiudono anche sale gioco, sale bingo, sale da ballo, parchi di divertimenti. Ovviamente continuano a rimanere chiuse anche le discoteche. Chiudono anche teatri, cinema, sale da concerto. È una decisione questa che è risultata particolarmente difficile tra le altre. Il mondo della cultura infatti è in forte sofferenza ormai da mesi. Restano aperti invece i musei. Non sono consentiti più i festeggiamenti conseguenti connessi a cerimonie civili e religiose. Ricorderete che per adesso c'era il limite di 30 persone. Convegni, congressi e altri eventi potranno svolgersi solo con modalità a distanza. Tutte le fiere, di qualsiasi tipo, anche internazionali, sono sospese. Sono sospese anche tutte le competizioni dello sport, tranne quelle professionistiche a livello nazionale. E per quanto riguarda l'attività sportiva di base, continuerà solo quella degli sport non da contatto e comunque al di fuori di palestre e piscine. Per le scuole secondarie di secondo grado, quindi parliamo di licei, istituti tecnici e professionali, incrementiamo la didattica a distanza, almeno nella misura del 75%. Incentiviamo ulteriormente il ricorso allo smart working della pubblica amministrazione e lo raccomandiamo fortemente, per quanto possibile, anche nelle aziende private. Ecco qua, queste le parole in sintesi del presidente Conte ieri all'ora di pranzo, appunto questo nuovo DPCM che di fatto chiude bar, ristoranti, locali, tutto quello che fa assembramento dalle 18, resta aperto l'asporto, la consegna a domicilio, chiude sostanzialmente le scuole superiori mandando la maggior parte dei ragazzi in didattica online, incentiva lo smart working nella pubblica amministrazione e anche nel privato, chiude i luoghi della cultura e dello svago, quindi cinema, teatri, palestre, piscine, centri termali e quant'altro. Sono misure, come detto, molto restrittive, che hanno fatto infuriare gran parte delle categorie, ma che in qualche modo erano attese data la curva epidemiologica che continua a crescere. Ieri abbiamo superato i 20.000 contagi, 500.000 nel mondo in un giorno, di cui la maggior parte in Europa. Chiaramente tutti i paesi stanno correndo a dei ripari che forse sono tardivi e che forse ci fanno intuire come a questa ondata non ci fossimo davvero preparati. Rapidamente sui giornali nazionali, proprio per vedere come vengono riportate queste notizie, partendo dal Corriere della Sera.
Italia chiusa la sera, divieti e proteste, quasi un lockdown, locali aperti fino alle 18, serrata per cinema, teatri, palestre, Conte, così salviamo il Natale. Ristoratori e commercianti accusano un disastro, Confindustria non c'è direzione, manifestazioni in 17 città. Il governo invita a non spostarsi, promessi aiuti nei conti correnti, i medici, la situazione è grave, salgono i contagi a oltre 21.000 con meno tamponi. Questa è la situazione sanitaria, appunto l'allarme dei medici che dicono la situazione è grave e al contempo la protesta delle categorie. La Repubblica si concentra proprio su questo, Covid, la rivolta della cultura, contro la chiusura di cinema e teatri si mobilitano i comuni e il mondo dello spettacolo, l'adolescenza rubata a una generazione, allarma gli psicologi, e la didattica nelle superiori è un rompicapo, 5 miliardi per risarcire il lockdown parziale. Ieri Conte ha annunciato aiuti economici immediati sui conti correnti, proprio per chi sarà costretto a chiudere e avrà chiaramente danni economici, ma anche la sospensione della seconda rata IMU e uno sgravio fiscale per il rimborso degli affitti dei locali commerciali. E ancora la rivolta delle regioni, niente tamponi agli asintomatici. Questa è la Repubblica, la Stampa ci va ancora più dura, l'Italia si spegne alle 18, scoppia la rivolta dallo spettacolo alla ristorazione, così non riapriremo più. Gualtieri, il ministro dell'economia, che dice entro metà novembre indennizzi per 350.000 aziende. E questo sostanzialmente il mood appunto del racconto di questi giorni. Il Corriere mette in prima pagina e i bar si riempiono per l'ultimo aperitivo, una foto appunto di Milano ieri sera per l'ultimo aperitivo prima che i locali chiudano alle 18. La Stampa al contrario mette una foto sempre di Milano, dei navigli deserti dopo la chiusura, già la chiusura che era imposta alle 23, e il titolo è l'impressione di tornare al Medioevo proprio per queste città deserte. Infine, altre notizie da segnalare sia su Repubblica che sulla Stampa. Repubblica lo mette a centro pagina, la scelta anti-Trump di Papa Francesco, che ieri durante l'Angelus ha nominato 13 nuovi cardinali, qui si fa riferimento a Wilton Gregory, primo cardinale afroamericano, in aperta appunto contraddizione con il presidente Trump. Ma questa è una notizia anche per Siena, ne parleremo più tardi, perché tra i 13 nuovi cardinali nominati da Papa Francesco c'è anche il vescovo di Siena, Lo Iudice, questo ne parleremo. Infine, ultima notizia della giornata arriva dallo sport. Giro d'Italia, si è chiuso ieri a Milano questo giro assurdo fatto a ottobre, quindi fuori tempo, fuori zona, con un sacco di problemi anche legati alla chiusura della Francia, da cui doveva transitare una tappa. Il titolo è un bel messaggio regalato dal Giro, vince Gegenhardt, il giovanissimo, con l'ultima crono a Milano, e in qualche modo vince nel giorno in cui appunto anche lo sport rischia di fermarsi di nuovo. Queste le principali notizie, noi ci fermiamo qua con i giornali nazionali e breve pausa e poi torniamo con gli affari di casa nostra. Buongiorno Siena, bentornati in diretta in questo lunedì 26 ottobre, giorno in cui, come abbiamo già detto, il paese torna a chiudersi in parte per cercare di limitare l'ascesa della curva epidemiologica. E appunto dicevamo, una notizia che ieri è arrivata da Roma e che ha toccato anche da vicino la nostra città. Perché? Perché ieri durante l'Angelus il Papa Francesco ha di fatto annunciato 13 nuovi cardinali, e fra questi anche l'arcivescovo di Siena, Monsignor Paolo Augusto Lo Iudice, fra i 13 che saranno nominati cardinali nel concistorio del prossimo 28 novembre. Un annuncio un po' a sorpresa che lo stesso cardinale, insomma, forse non si aspettava, lo stesso vescovo, scusate, forse non si aspettava. Fra l'altro, pochi giorni fa era stato proprio a Roma a vedere Papa Francesco, e in quel momento
avevano parlato di una possibile visita papale a Siena, poiché Francesco è un appassionato e interessato studioso di Santa Caterina e quindi aveva detto al vescovo: mi piacerebbe venire a Siena sulle orme della Santa. Questo era stato un annuncio che già insomma aveva fatto un po' fibrillare la città, perché la visita del pontefice è sempre un grandissimo evento per i luoghi dove lui si muove, e però non c'era stato nessun accenno, o almeno niente era filtrato a noi della stampa, rispetto a questa intenzione di Francesco di nominare il vescovo cardinale. Tra l'altro una scelta importante, come sottolineano oggi sulla Nazione, dove c'è un commento di Carlo Marroni, vaticanista del Sole 24 Ore, che addirittura parla di un futuro nella CEI per Monsignor Lo Iudice, e dice che non è una sorpresa che venga creato l'arcivescovo di una diocesi che nella tradizione degli ultimi decenni o secoli non sia considerata sede cardinalizia, come ad esempio è Siena, ma si sa che Bergoglio va controcorrente, guarda prima di tutto alle persone più che alla carica che ricoprono. E fra l'altro insomma questa nomina per Monsignor Lo Iudice, che ha solo 56 anni, diventa chiaramente importante. Continua Marroni: la sua nomina lo mette certamente al centro dei movimenti dentro la Chiesa italiana, tutt'altro che irrilevante, come è evidente. Ecco qua, quindi insomma per il vescovo di Siena un ruolo chiave anche nel futuro probabilmente della Chiesa. Lui non ha voluto commentare questo annuncio, speriamo di poterci parlare nei prossimi giorni, però come dicevamo l'avevamo sentito poche ore prima, proprio al suo ritorno da Roma, dove aveva incontrato Papa Francesco e dove aveva parlato di questa ipotesi di visita papale sulle orme di Santa Caterina. Noi lo avevamo sentito e risentiamo quel servizio e quelle parole di qualche giorno fa. In un futuro non lontano, Papa Francesco potrebbe fare tappa a Siena, o più precisamente, visitare Santa Caterina. Ad affermarlo l'arcivescovo Augusto Paolo Lo Iudice, che ha sottolineato come il pontefice sia un grande studioso della Santa. Il prelato ha raccontato che l'evento potrà essere organizzato solo quando ci saranno le condizioni di sicurezza, ma al contrario di alcune uscite papali, a Siena non si può fare una cosa riservata, perché la città ama e sa fare bene delle grandi feste. L'arcivescovo ha quindi ricordato di come lui fu colpito l'anno scorso nel giorno del suo insediamento, con tutta la comunità a rendergli omaggio. L'ultima visita di un pontefice in città fu quella fatta da Giovanni Paolo II nel 1996. Ne abbiamo parlato, appunto, come dicevo anche a qualcuno dei vostri colleghi. Lui ama Santa Caterina, cioè nel senso che l'ha letta, l'ha studiata, ritiene che sia, ovviamente, insomma, come credo un po' riteniamo tutti, una grande donna che nel suo tempo ha fatto veramente cose prodigiose, certamente quando le condizioni lo permetteranno. Lui mi ha detto proprio: io vorrei venire da Santa Caterina. Dico Papa Francesco, quando sarà possibile, che saremo molto lieti di accoglierlo, anche perché di accoglierlo, perché gli ho detto: a Siena però bisogna fare, non si può fare una cosa riservata, come a volte lui a volte fa delle visite in alcuni luoghi in pochissimi, con 5-6 persone, in questo momento sarebbe proprio quasi insensato. Dico perché Siena è una città che ama e sa fare bene delle grandi feste. Lo Iudice si è poi soffermato sull'ultima presa di posizione di Francesco in merito alle coppie omosessuali. Le persone omosessuali hanno il diritto di essere in una famiglia, sono figli di Dio e hanno diritto a una famiglia. Nessuno dovrebbe essere estromesso o reso infelice per questo. Ciò che dobbiamo creare è una legge sull'unione civile, aveva dichiarato qualche giorno fa il pontefice. Parole che l'arcivescovo ha appoggiato, sostenendo che spingere al riconoscimento dei diritti non fa una piega, soprattutto dal punto di vista evangelico. Non c'è dubbio che Papa Francesco ci apre degli orizzonti, anche, diciamo così, più che dal punto di vista del contenuto, del modo, nuovi, cioè ci mette davanti la realtà di sempre, cioè la realtà del Vangelo, perché lo scopo dell'insegnamento di un pontefice è quello di portare il Vangelo a tutti, e come di tutti i credenti, come di tutti noi, vescovi, preti, laici, cioè chiunque. Lo scopo principale della nostra fede è quello di annunciare il Vangelo a tutti. Il Vangelo poi ha delle ricadute pratiche, cioè nella vita, perché altrimenti sarebbe un'astrazione, un'ideologia. E allora Papa Francesco traduce con la sua storia, la sua vita, il suo modo di essere, traduce quello che di fatto il Vangelo dice. Ecco qua, questa è
erano le parole dell'arcivescovo Lo Iudice, sentito, lo avevamo sentito qualche giorno fa venerdì in occasione dei restauri della libreria Piccolomini. Appunto, all'epoca non aveva detto niente, ma probabilmente non lo sapeva nemmeno lui, e ieri a sorpresa questo annuncio di Papa Francesco. Sicuramente una soddisfazione per lui, ma anche per la città. Ieri ci sono state tantissime manifestazioni di affetto e di stima e di gioia per questo annuncio da parte di molte parti della città, compreso il sindaco e compresa insomma la Caritas, le diocesi e tutte le persone chiaramente che in questo poco più di un anno hanno avuto a che fare con Monsignor Lo Iudice, che è sicuramente entrato subito in contatto vero con lo spirito della città e insomma ha subito stabilito un legame molto positivo con la città di Siena. Ricordo, leggendo sempre dalla Nazione, che Siena non aveva un cardinale da due secoli. L'ultimo fu Antonio Felice Zondadari, nominato da Papa Pio VII nel 1801 e morì nel 1823. Quindi insomma, in qualche modo, il 28 di novembre, durante il concistoro, si chiuderà questa astinenza di due secoli della città come senza un cardinale. Questa era la pagina di apertura, insomma la notizia che ieri è stata un po' al centro della nostra comunità. E adesso facciamo invece un salto, come al solito, come sempre facciamo ogni giorno, oltre le mura, e come ogni lunedì andiamo questa volta in Valdelsa, dove c'è per noi Filippo Tecce. Buongiorno Giulia, buongiorno a tutti, ben ritrovati. Parto dalla situazione sanitaria di Colle di Valdelsa, dove attualmente ci sono oltre 120 casi di positività accertata al Covid-19. Poi ovviamente ci sono molte altre persone che si trovano in isolamento, che si trovano in quarantena, che ovviamente non sono positive al Covid. Scuola e Covid, ancora questo binomio, perché la passata settimana il sindaco di Colle di Valdelsa ha fatto un'ordinanza per la quale il San Giovanni Bosco torna alla didattica a distanza fino al 31 di ottobre. Perché questa ordinanza? Perché per motivi sostanzialmente sanitari, anche se ha voluto precisare Donati, non ci sono stati mai dei focolai nelle scuole di Colle di Valdelsa, né tantomeno al San Giovanni Bosco. Proprio in questo senso Donati, nel suo tipico e abituale consuntivo settimanale che avviene di solito la domenica, ha voluto fare un po' il punto sulla situazione riguardo ai numeri, riguardo ai dati, fornendo appunto dei dettagli, perché dei 130 casi positivi che ci sono stati a Colle di Valdelsa da settembre fino ad oggi, in sostanza 13 sono casi di studenti del liceo, 6 di studenti delle medie, 6 delle elementari e 7 della scuola materna. Questo per dire in sostanza che la scuola è fondamentalmente un luogo sicuro, casomai si deve intervenire in altri aspetti, tipo quello ad esempio dei trasporti. Poggi Mossi, venerdì c'è stata la richiesta del sindaco di Siena Luigi De Mossi e dell'assessore alla sanità Francesca Appolloni di fare a breve termine presidio Covid l'ospedale di Poggi Mossi di Campostaggia. Non si è fatta attendere la replica, la presa di posizione del sindaco di Poggi Mossi David Bussagli, che prima è avvenuta sui social, poi successivamente sui giornali. Cosa dice Bussagli? Dice che in questo momento non servono richieste estemporanee, ma serve invece collaborare, serve integrare, serve casomai appunto dialogare in questa fase estremamente delicata. Poi se l'ospedale di Campostaggia diventerà o meno presidio Covid-19, questa, dice Bussagli, è una decisione che casomai spetta alla regione toscana e all'azienda sanitaria. Sempre Poggi Mossi, perché nella passata settimana sono finiti agli arresti domiciliari due ragazzi, uno 19enne proprio di Poggi Mossi ed un 20enne di San Gimignano. Uno di questi è un ragazzo riconducibile al cosiddetto gruppo Mafia 53036, che nelle scorse settimane aveva occupato, no, le cronache locali e non, perché si tratta di un gruppo di giovanissimi accusati dei reati di tentata estorsione e di tentato furto con strappo e rapina impropria.
sostanza questi ragazzi minacciavano altri loro coetanei: dammi soldi oppure ti rompo il motorino. Questa in termini molto, molto brevi era la storia. Era stata disposta una misura restrittiva e coercitiva nei confronti di uno di questi ragazzi, ovvero l'obbligo di stare a casa nel proprio comune di residenza. Uno di questi ragazzi ha violato l'obbligo, poi dall'altro c'è stato anche un inseguimento con l'auto dei carabinieri che è stata speronata, un inseguimento appunto che ha visto i militari alla fine riuscire a raggiungere uno di questi ragazzi, che è stato messo agli arresti domiciliari proprio per i reati di resistenza pubblico ufficiale e danneggiamento, non perché aveva violato la misura coercitiva che era stata disposta nei giorni precedenti. Chiudo velocemente con Monteriggioni, perché dal CIPE arriva circa 1 milione di euro per la ripulitura ed il restauro conservativo appunto per le mura di Monteriggioni. A te, Giulia. Buongiorno Siena, bentornati in diretta. Filippo Tecce dalla Valdelsa ci ha raccontato questo scontro alla lontana che si è consumato fra il sindaco di Siena De Mossi e il sindaco di Poggibonsi Bussagli sul tema presidio Covid all'ospedale di Campostaggia. Chiaramente è una decisione che in realtà poi spetta alla regione, e proprio di questo, anche di questo parleremo nella seconda parte della nostra trasmissione, perché stamani avremo ospite a Buongiorno Siena il neo assessore alla sanità della regione Toscana Simone Bezzini, e insomma avremo tante domande da fargli, perché chiaramente il nodo sanità in questo momento è ovviamente al centro del dibattito, e parleremo con Simone Bezzini nella seconda parte della nostra trasmissione. Ve lo anticipo, così qualora aveste le vostre domande, i vostri messaggi, potete inviarceli al 339 15 20 0 60, il nostro numero con cui interagire con la trasmissione, anche con i messaggi vocali. Adesso facciamo invece il salto a sud, dove nel sud della provincia c'è Francesca Campanelli dalla redazione di NTI. Anche nella provincia del sud, insomma, ci sono tante situazioni attenzionate dall'amministrazione e a livello sanitario. Sentiamo Francesca Campanelli. Buongiorno Giulia, buongiorno Siena. In settimana, dunque, come ben sapete, Gianni ha presentato la giunta, è entrato come assessore con una delega importante Simone Bezzini, delega alla sanità, e questa è una notizia che è stata commentata e presa molto positivamente nel sud senese, dove pertanto scatta anche un consigliere di riferimento, perché Bezzini si è dovuto dimettere da consigliere, ed entra quindi anche Elena Rosignoli, segretario dell'Unione Comunale del PD di Torrita, che era stata la candidata del sud senese. Legato sempre ai temi della sanità, esplosa poi una vicenda negli ultimi giorni. I tecnici della ASL avevano proposto di togliere un medico da uno dei tre mezzi che garantiscono il servizio di emergenza urgenza nella Val di Chiana senese per la difficoltà di reperire professionisti, ma i sindaci si sono tutti uniti, i sindaci dei 10 comuni interessati, ed hanno detto no, si sono detti pronti a collaborare per trovare soluzioni temporanee, ma è una notizia e una proposta che assolutamente respingono, e sono agguerriti, sono sul piede di guerra su questo fronte. Poi c'è la politica, con il comune di Chiusi che, come sapete, andrà al voto a primavera. Era scoppiato il caso durante la campagna elettorale per le regionali con il sindaco Bettolini uscito dal PD. Ebbene, Bettolini ha lasciato intendere che sarebbe pronto a riavvicinarsi. Lui stesso, il primo cittadino, ha detto che dagli incontri che si stanno svolgendo nei vari circoli sembra arrivare consenso nei suoi confronti, e lui insomma sembra disposto anche a fare un passo indietro, a rientrare nel PD qualora si decidesse appunto di sostenerlo e di ricandidarlo. Ma è davvero una partita aperta quella di Chiusi, e varie possibilità restano aperte, anche quelle di una candidatura, di una lista forte di Italia Viva. Ma come vi ripeto, le ipotesi sono davvero tante, la situazione è ancora un po' prematura. E poi infine, prima di salutarvi, i numeri del contagio che crescono in maniera molto preoccupante anche nel sud senese. Tanti comuni che erano usciti senza nessun caso dalla prima ondata adesso iniziano ad avere primi contagi: San Casciano dei Bagni, Cetona Pienza e Radicofani. E qua nel comune di Radicofani la situazione è davvero preoccupante. Si è presa una decisione che ricorda un po' quella che Crisanti ha fatto in una prima fase per il Veneto, cioè si è deciso di
effettuare i tamponi su tutti i bambini che frequentano la scuola materna, la scuola elementare e le medie del paese, dove ci sono già due ragazzini appunto positivi. Quindi bambini chiusi in casa, radicofani, tutti sottoposti al tampone. Il numero cresce in maniera preoccupante, una piccola comunità in cui i contatti sono costanti e quasi, verrebbe da dire, inevitabili, con il giovane sindaco Francesco Fabrizi che ha detto la prossima settimana sarà decisiva, invitando tutti i suoi concittadini alla massima prudenza. Con questo è tutto per questa mattina, Giulia, ti restituisco la linea. Ecco qua, grazie a Francesca Campanelli per il suo report che ci porta nella provincia del Sud, l'appello del sindaco di Radicofani, ma che in realtà è quello di tutti i sindaci, ovvero fate attenzione, rispettiamo le distanze, usiamo le mascherine, cerchiamo di essere responsabili per dare a ognuno di noi il proprio contributo. Voltiamo pagina e ci lasciamo brevemente alle spalle la situazione sanitaria prima di riparlarne con il neoassessore Simone Bezzini, perché c'è una buona notizia di cultura, di bellezza, di arte, e la voglio dare oggi proprio il giorno in cui questi settori considerati superflui fra virgolette sono così messi in discussione, bistrattati e lasciati nell'angolo. Venerdì è stata inaugurata questa profonda opera di rinnovamento che è stata portata avanti nella libreria Piccolomini, la libreria Piccolomini che come sapete è all'interno della cattedrale, è intitolata Papa Pio II, nuova illuminazione, nuova fruizione di questo spazio bellissimo che torna a splendere. Sentiamo il servizio che è andato in onda nel TG di Siena TV. Una luce nuova per la libreria Piccolomini. Dopo 3 anni di lavori si è concluso l'intervento per restaurare lo spazio intitolato a Papa Pio II e collocato all'interno del Duomo di Siena. L'opera ha visto come innesto principale l'inserimento di un circuito di luci per illuminare gli affreschi del Pinturicchio, che raffigurano 10 episodi della vita e del pontificato del Papa Piccolomini. Al di sotto dei dipinti sono state riportate a nuovo le teche, che contengono antichi libri, con il restauro ligneo dei banconi e la sostituzione dei vetri, in maniera da esaltare i volumi contenuti. Ritoccato anche il gruppo marmoreo delle Tre Grazie, situato al centro della sala, una statua risalente al XVI secolo, acquistata per la cattedrale senese da Francesco Tedeschini Piccolomini, poi Papa Pio III. Un ulteriore intervento ha riguardato le grandi vetrate poste in fondo alla biblioteca, dove è stata applicata una pellicola filtrante per permettere al salone di essere illuminato a dovere. A presentare i lavori ai nostri microfoni Augusto Paolo Loiudice, arcivescovo di Siena, e Guido Pratesi, rettore dell'opera del Duomo. Significa dare a questa grandiosa opera d'arte che è il Duomo di Siena un'ulteriore occasione per fruire ancora meglio quello che c'è dentro. Io credo che tutte le opere d'arte debbano essere messe a disposizione, tra virgolette, perché l'arte, soprattutto nel contesto in cui nascono queste opere che sono qui nella biblioteca, nella libreria, ma anche nel Duomo, come in tutte le grandi cattedrali del mondo, nascono proprio per essere messe a disposizione delle persone, non solo da un punto di vista estetico, ma soprattutto innanzitutto da un punto di vista del contenuto, trasmettere la fede, illustrare la fede. Una delle perle della città che è stata rimessa in nuova luce, questa volta veramente di nome e di fatto, e che dovrebbe aumentare l'interesse di tutti i visitatori e cultori d'arte del mondo per venire a trovare una scuola, per ritornare anche nel caso che c'è già stato a vedere queste bellezze che con Epco abbiamo illuminato in modo nuovo, in un modo che effettivamente si vedono molto. Buongiorno Siena, bentornati in diretta in questo lunedì 26 di ottobre. Comincia una nuova era anche per la regione toscana. Come sapete, abbiamo seguito a lungo nei giorni scorsi la formazione della giunta, e intanto nel weekend è stata varata la prima ordinanza, il primo vero provvedimento firmato da Eugenio Giani in materia sanitaria. Lo ha annunciato dall'ospedale di Careggi, dove era
in visita per insomma dare proprio questo senso di attenzione sulla sanità. Sostanzialmente si chiudono le visite negli ospedali, come si era già fatto per le residenze sanitarie, e si cerca di aumentare le centrali del tracciamento sul territorio, cioè quei dispositivi per tracciare i positivi e isolarli, e insomma si cerca di correre anche qui ai ripari rispetto a una situazione che anche in Toscana è allarmante, una regione che nella prima parte della pandemia a marzo aveva mantenuto comunque un certo argine rispetto a quello che accadeva al nord. Vediamo che in questa seconda fase le regioni si stanno, ahimè, muovendo più o meno tutte nello stesso modo. Sentiamo un estratto dal lungo intervento di Eugenio Giani. La costituzione in primo luogo di una centrale di tracciamento che riguarda ciascuna delle tre grandi ASL. Una centrale di tracciamento che ci consenta, anche reclutando in modo straordinario del personale, di poter arrivare a definire quelli che sono non solo i casi accertati, ma coloro con cui sono entrati in contatto. Insomma, ad avere una sorta di situazione geografica di considerazione e consapevolezza di quello che il fenomeno viene a offrire, non solo per chi è accertato, ma anche per tutti coloro che devono essere prevenuti con la quarantena, perché sono venuti in contatto con le persone che hanno avuto le condizioni poi di accertamento della patologia. Dicevo, personale da reclutare in modo straordinario, anche fra studenti dell'ultimo anno di medicina generale, di infermieristica. E accanto a questo intervento sul territorio attraverso il tracciamento, per ciascuna delle tre grandi ASL si costituirà una centrale operativa di coordinamento delle misure da assumere. Abbiamo disposto l'acquisto di 50.000 test rapidi alla settimana, proprio per poter metterli a disposizione di tutti coloro che a rischio devono essere molto attenti nell'azione che fanno a non essere portatori di contagio, a partire dalle scuole, a partire dagli operatori sanitari. Con l'ordinanza di oggi abbiamo posto delle limitazioni alle visite. Io avevo provato con ordinanza di qualche giorno fa di disciplinare, quindi una persona alla volta, visite di non più di 10 minuti, ma non possiamo rischiare. Gli ospedali devono essere preservati, quindi chi è in ospedale, anche per altre casistiche di patologia, naturalmente potrà vedere solo in casi di persone di particolare fragilità, altrimenti metteremo in condizioni di avere informazioni, di avere tutto quello che è il rapporto. Ripeto, solo per le persone di particolare debolezza e fragilità potrà essere consentito per pochi minuti e con un breve contatto la visita, ma non possiamo rischiare che negli ospedali il virus si trasmetta. Erano le parole di Eugenio Giani con la nuova ordinanza appunto relativa alla sanità, e noi ne andiamo a parlare subitissimo con chi è incaricato di tutto questo da poche ore al suo inizio di questa avventura. C'è collegato su Skype con noi Simone Bezzini, neo assessore della sanità della Regione Toscana. Simone, buongiorno. Buongiorno a tutte e a tutti, e grazie dell'invito. Ben ritrovato. Allora, siamo partiti subito con un'ordinanza restrittiva che va un po' in linea con quello che stanno facendo tutte le regioni. Il suo incarico inizia nel momento forse più difficile della Regione Toscana. Cosa sono le cose da fare subito? Ma le cose da fare subito, la prima cosa mi verrebbe da dire è che bisogna piegare verso il basso la curva del contagio. Questa è la priorità assoluta. Mi auguro che le misure prese ieri dal governo siano sufficienti a far sì che nel giro di una decina di giorni si veda una reale piegatura verso il basso della curva del contagio, perché da un po' di giorni a questa parte, da un po' di settimane, il ritmo di crescita del contagio è troppo elevato. Questo bisogna dirselo chiaramente, c'è una crescita eccessiva che rischia ovviamente di mettere in sofferenza poi anche la tenuta del sistema sanitario, insomma, perché è ovvio che si moltiplicano i casi di positività. Ogni caso di positività dovrebbe essere tracciato, per essere tracciato c'è bisogno di operatori che fanno 4, 5, 10 telefonate ai contatti stretti, poi c'è la questione della pressione sugli ospedali, poi ci sono le terapie intensive.
È chiaro che ci siamo organizzati nei mesi scorsi e con l'ordinanza di sabato scorso stiamo lavorando per irrobustire ulteriormente il sistema, per cercare di reggere anche ondate, diciamo, più rilevanti di quelle che stiamo vivendo in questa fase. Però l'elemento primario, ripeto, è abbassare la curva del contagio, quindi rispettare le famose regole, diciamo, che ormai sono state dette e ridette, ma vanno rispettate: distanziamento, mascherine, igiene delle mani. Io aggiungo la reazione dei locali, anche se si va verso l'inverno, diciamo, ma cambiare l'aria spesso nei locali chiusi dove si sta in più persone è un altro elemento decisivo. Ecco, prima di tutto bisogna abbassare la curva del contagio, questa è la priorità assoluta, ridurre anche il numero dei contatti tra le persone nelle prossime settimane, avere comportamenti molto molto prudenti e rigorosi. E insomma, che è un po' l'indicazione che sta arrivando da tutti, no? Cioè, cercate di stare a casa il più possibile, di ridurre il numero dei contatti anche interpersonali per fermare la curva. Il presidente Gianni l'altro ieri ha detto che comunque i numeri in Toscana non sono a oggi preoccupanti rispetto alle terapie intensive, i posti disponibili, eccetera. Mentre invece a livello nazionale molte categorie stanno accusando il governo di non essere stato pronto, di non essersi fatto trovare pronto a questa seconda ondata e quindi di correre ora a dei ripari un po' tardivi. La Toscana è pronta alla seconda ondata? Allora, ha ragione il presidente Gianni, noi in questo momento stiamo reggendo, la situazione è sotto controllo, insomma, anche se ci sono alcuni colli di bottiglia che determinano un po' di malessere, di situazioni di protesta anche dei cittadini per qualche ritardo nella consegna del risultato dei tamponi, nell'attività di tracciamento, però complessivamente la situazione è governata, è sotto controllo, diciamo, non ci sono tensioni esasperate, diciamo, negli ospedali, anche se negli ultimi giorni la pressione è cresciuta. Però noi dobbiamo preoccuparci non tanto di quello che succede oggi, domani l'altro, di quello che può succedere tra due, tre, quattro settimane. Per questo da una parte va piegata la curva del contagio e qui serve il contributo dei cittadini, che devono rispettare le regole e ridurre il numero dei contatti con altre persone, anche quelli con parenti, familiari, amici stretti e così via. Dopo c'è il lavoro nostro, e il lavoro nostro è quello innanzitutto di attuare l'ordinanza che ho predisposto e che Gianni ha firmato sabato scorso, che dice sostanzialmente che bisogna fare un salto strutturale nell'attività di tracciamento, perché i numeri non sono più quelli della primavera scorsa, va cambiato modello anche rispetto alla primavera scorsa. Ci stiamo organizzando per creare tre grandi centrali, diciamo, operative, che dovranno, diciamo, realizzare su scala industriale, mi verrebbe da dire, perché ormai si tratta di migliaia e migliaia e migliaia di persone in qualche modo che devono essere seguite, e nel giro di una decina di giorni queste tre grandi centrali in qualche modo dovrebbero essere in fase di allestimento ed entrare nella fase di operatività. Stiamo facendo anche, partirà nelle prossime ore una campagna di reclutamento straordinario, insomma, anche di personale, anche attraverso gli studenti delle scuole per infermieri, dell'università, insomma, per vedere di mettere al lavoro alcune centinaia di persone per accompagnare i tamponi di varia tipologia a un'attività adeguata di tracciamento. Vogliamo rafforzare ulteriormente gli alberghi sanitari e le cure intermedie. Nella delibera ci sono obiettivi concreti che vengono dati alle aziende territoriali affinché rapidamente si faccia anche qui un salto nella dotazione di alberghi sanitari e strutture intermedie, che servono per alleggerire la pressione sugli ospedali, e questo è un altro tassello fondamentale. E poi c'è una programmazione dell'uso della risorsa ospedaliera, sia per ricovero ordinario sia in terapia intensiva, diciamo, che è stata definita con una scalettatura, diciamo, e con una pianificazione che appunto è presente nell'ordinanza e che le aziende sanitarie sono chiamate ad attuare a partire, diciamo, da queste ore. È chiaro però che la sostenibilità non è un elemento infinito del sistema sanitario, e noi possiamo provare a alzare l'asticella, a recuperare ulteriori spazi per resistere ulteriormente all'ondata, ma non è un fattore infinito. Per questo insisto sul fatto che va piegata verso il basso la curva, certo, del contagio, perché più di tanto non si può fare. Parlavamo di tamponi, che è stato un po' il tasto dolente degli ultimi giorni, per due motivi sostanzialmente. Il primo, per le lunghe file, perché chiaramente di prenotazione di tamponi ne arrivano tantissime, soprattutto anche dai medici di base, dai pediatri, per i ragazzi che devono rientrare a scuola, e quindi i laboratori fanno un po' fatica a processarli. E l'altro, perché questa nuova piattaforma
insomma, che è andata online lunedì scorso e da cui si dovrebbero prenotare i tamponi direttamente online senza passare dai numeri verdi, l'ASL eccetera, è andata in tilt nei primi giorni. Adesso funziona tutto oppure come siamo messi con la situazione dei tamponi? Allora c'è ancora qualche collo di bottiglia. Io domani rivedrò tutti i direttori generali della Toscana, gli ho detto che è dato un input a fare un lavoro per cercare di smaltire tutto l'arretrato, per analizzare quelli che sono i colli di bottiglia e così via, perché io ho avuto segnalazioni ambivalenti su questa piattaforma, alcune di grande soddisfazione perché in pochi secondi, diciamo, sono riusciti a fissare, diciamo, anche da casa, dal computer, dal telefonino, l'appuntamento, diciamo, e così via. In alcune situazioni invece c'è stato un blocco che ha creato un po' di ritardi, apprensione, proteste e così via. Quindi no, io domani faccio nuovamente il punto con tutti i direttori sanitari, chiedendo appunto qual è lo stato di avanzamento della capacità di fare tamponi, di analisi dei tamponi, e quindi lo stato anche del lavoro dei laboratori. Nell'ordinanza c'è un'altra cosa che dovrebbe un po' aiutare ad allentare la tensione. L'Estar si impegna, diciamo, a partire dalle prossime ore a fornire 50.000 test rapidi, quelli rapidissimi, quelli per salivali, capire, diciamo, quelli che scuole. Sono velocissimi, diciamo, da realizzare in quelli che si fanno in 15 minuti per capirsi, 50.000 che verranno dati alle residenze per gli anziani, diciamo, dove in questo modo si può intervenire anche con maggiore rapidità rispetto alla programmazione di analisi, diciamo, periodica che viene fatta per questo tipo di attività, ai medici di base e ai pediatri. Questo dovrebbe, diciamo, integrare il lavoro che già le strutture territoriali delle aziende sanitarie stanno facendo, e sarà un canale ulteriore di test per i cittadini che dovrebbe essere attivato, ripeto, dalle prossime ore o dai prossimi giorni. Nell'ordinanza che c'è sabato, appunto, si prevede una distribuzione da parte di Estara a queste categorie di 50.000 test rapidi. E che arriveranno anche alle scotte, ci ha detto il direttore Giovannini, insomma, che il laboratorio è praticamente pronto. E a proposito di ospedali, i medici, i direttori stanno attenzionando, mettendo sotto attenzione proprio il punto critico, no? Anche l'altro giorno, quando io ho intervistato il direttore dell'area Covid delle scotte, ci dicevano: non bisogna arrivare al punto in cui si fa solo Covid e fermiamo tutto il resto, perché nella sanità chiaramente ci sono tutta una serie di percorsi, quelli oncologici, quelli chirurgici, quelli diagnostici, che non si possono fermare come invece si sono fermati a marzo, quando tutti gli sforzi erano necessariamente sul Covid. Dov'è questo punto critico? Voi l'avete fissato? Cioè il punto deve tornare. No, noi in questo momento stiamo cercando di tenere insieme l'attività Covid e no Covid, no? E questo è un elemento che crea anche un po' di sofferenza. Faccio un esempio: nel punto di picco dell'epidemia che c'è stato rispetto alle terapie intensive in Toscana, è stato il 4 aprile scorso, ci sono state 298 persone, diciamo, ricoverate in terapia intensiva. Ora ne abbiamo 111 e a volte dagli ospedali arriva qualche segnale, diciamo, di sofferenza. Perché? Dice: ma sono 111, sono molte meno delle 298, perché quelle 298 erano fatte in un quadro in cui, praticamente escluso l'emergenza, tutto il resto delle attività era bloccato. Ora invece noi abbiamo i 111 in terapia intensiva per Covid, più 800 ricoverati in ordinario, ma abbiamo anche tutte le altre attività che in qualche modo non si sono fermate, insomma, certo, a differenza del marzo e di aprile. Noi contiamo ovviamente di andare avanti il più possibile su questa situazione, cioè nel coniugare Covid e no Covid, ma insisto su un fatto: ecco, se non vogliamo tornare al fatto che per recepire le istanze Covid bisogna bloccare tutto il resto, bisogna piegare la curva del contagio, altrimenti noi possiamo resistere 2-3 settimane, diciamo, no? Possiamo fare delle operazioni che guadagnano un'altra settimana, allestire altri spazi e guadagnare altri 3 giorni, ma alla fine, ecco, ripeto, la sostenibilità non è un fattore, diciamo, infinito. Bisogna che tutte e due le cose marcino di pari passo. Potenziare l'organizzazione del sistema sanitario in tutta la filiera della gestione del Covid da una parte, ma dall'altra ci vogliono comportamenti rigorosi che riducano il contagio. Certo. Sono tutte e due queste cose importanti. Quindi è importante il lavoro dell'istituzione pubblica, che deve fare bene, ma è importante anche che i cittadini abbiano un rigore e
estremo e soprattutto si pongono ognuno l'obiettivo nei propri comportamenti quotidiani di ridurre il numero di contatti con altre persone e di dare il proprio contributo. Una domanda più relativa al suo nuovo ruolo: lei subentra Stefania Saccardi, assessore alla sanità stimata, di cui insomma si è parlato bene sia durante l'emergenza che durante gli anni precedenti. Che cosa tiene di buono fatto dalla Saccardi e cosa invece va cambiato rispetto al suo approccio? Ma allora, io direi questo, che intanto ringrazio io Stefania Saccardi, ringrazio Enrico Rossi perché per un lungo tempo ha governato la sanità da assessore, da presidente in Toscana, Stefano Scaramelli, presidente di commissione. Cioè, noi il sistema sanitario toscano, ci sono anche degli indicatori che usciranno nei prossimi giorni, che testimoniano come sia ancora uno dei migliori, diciamo, del nostro paese, nonostante le difficoltà, perché poi c'è la lista d'attesa, perché poi c'è il CUP che ti fa aspettare un'ora e fa imbestialire, diciamo, certo, le persone, insomma. Però complessivamente il sistema sanitario toscano è un sistema sanitario tra i migliori del nostro paese e tra i migliori, diciamo, in Europa e nel mondo. Ovviamente noi bisogna lavorare per fare meglio. La prima cosa è, direi, organizzare la fase 2 della gestione Covid, che è una fase diversa da quella della primavera scorsa, perché la primavera scorsa la fase Covid era gestita in un quadro di lockdown praticamente totale, durissimo, insomma, no? Che alla fine ha anche aiutato, perché poi da un certo punto in poi, dicevo prima, dal 4 d'aprile i ricoveri in terapia intensiva si sono ridimensionati. Certo, perché era tutto chiuso, no? In qualche modo, quindi, le reti si erano strette. Dai primi d'aprile, diciamo, la pressione sugli ospedali è cominciata a calare. Noi invece oggi ci poniamo l'obiettivo di tenere insieme la sicurezza sanitaria con un minimo, insomma, o con un po' di attività economica e sociale che continua ad andare avanti, no? Non chiudere tutte le scuole, andare avanti nelle attività produttive e così via. Questo ovviamente cambia lo scenario rispetto alla primavera scorsa e dobbiamo organizzare non tanto il modello della gestione della prima emergenza, ma il modello della gestione di una convivenza. E qui va forse immaginato anche un modello che ci consenta di reggere nelle prossime settimane a questo nuovo picco che c'è, ma anche nei prossimi 7-8 mesi, diciamo, fino a che nella primavera, diciamo, non, come tutti ci auguriamo, ci sia una certa efficacia di attività di vaccinazione o di cure monoclonali o di altra tipologia. Poi c'è da ragionare per dare, insomma, per ritornare sul tema per liste d'attesa. Poi c'è da fare una revisione anche del quadro normativo. Gianni ha detto che nei primi mesi, diciamo, della sua legislatura bisognava organizzare stati generali che un po' rivedevano, facevano un po' il tagliando alle riforme degli ultimi anni, producendo alcuni elementi migliorativi, soprattutto nel dare più ruolo alla sanità territoriale. Certo. E quindi questi sono gli elementi su cui lavoreremo, diciamo, nei prossimi Gianni mesi. Gianni ha detto stati generali, i primi 100 giorni, quindi io fra 100 giorni la richiamo e lei mi rifà il punto su quello che avete deciso sulle stati generali. Sì, su questo, diciamo, 100 giorni. Ora l'unica cosa da dire è che ovviamente 100 giorni sono stati annunciati prima che ci fosse pre-Covid, ok. Io non nego a tutti quelli, cioè mi scuso anche pubblicamente rispetto a tutti coloro che mi mandano messaggi su WhatsApp, per mail, su Facebook, non sto rispondendo. Ora, in queste ore, ci stiamo concentrando totalmente sull'emergenza Covid. Ecco, questo credo sia comprensibile, insomma, bisogna fare, ecco, ora concentrare tutte le energie sull'emergenza Covid, perché noi avremo settimane complesse, ecco, almeno fino a che la curva non piega verso il basso. Ecco, se poi la curva piegherà verso il basso, si potrà riprendere tutto il ragionamento sulla gestione della convivenza, sugli stati generali e così via. Ma ora, fino a che la curva, diciamo, non piega verso il basso, noi dobbiamo dedicare il 100% delle nostre energie alla questione assolutamente Covid. Assolutamente, in attesa, e qui le rubo un minuto, ieri sera Rino Rappuoli a Che Tempo Che Fa da Fazio, insomma, ha annunciato che gli anticorpi monoclonali stanno funzionando, che lui è fiducioso di avere a marzo le prime fiale pronte, quindi insomma quello potrebbe già essere un orizzonte di speranza, no? Questa luce che Rino Rappuoli ci accende un po' fra qualche mese, e in cui c'è anche tanta Siena, per cui ne siamo felici, assolutamente. Siamo orgogliosi, felici, noi abbiamo sostenuto anche come regione Toscana Life Science e le attività, compreso questa, diciamo, quindi siamo particolarmente orgogliosi e quindi ci auguriamo che questi risultati vengano raggiunti. Dopodiché, ovviamente, per arrivare a marzo ci vogliono 4-5 mesi.
benissimo. Non è bella e cotta, come si dice. Esatto, anche se verranno rispettate nel dettaglio i tempi, che le tempistiche che il Rappolo ha indicato, noi dobbiamo organizzarci per in qualche modo convivere con il Covid senza sofferenze, diciamo, drammatiche per almeno 4, 5, 6 mesi. Certo. Questo è il punto. Un'ultima domanda a Simone Bezzini, che esula un pochino dalla sanità, ma ci avete messo un bel po' per trovare la quadratura politica di questa giunta e le deleghe, insomma, con una modalità un pochino da Prima Repubblica, che ha fatto storcere parecchio il naso a molti, soprattutto perché era un'emergenza sanitaria e quindi si voleva l'operatività subito. Ora che l'avete trovata, siete sereni, potete lavorare tranquillamente 5 anni, è tutto risolto, oppure politicamente, oppure no? Allora, è chiaro che ci sono state delle difficoltà, ci sono state dei percorsi faticosi per trovare le sintesi. In parte era prevedibile, perché noi siamo passati da un governo monocolore, quello del 2015, a un governo di coalizione. Nelle maggioranze di coalizione, ovviamente, l'individuazione dei punti di sintesi diventa più complessa, perché ovviamente ci sono più soggetti, perché ovviamente ogni soggetto ha un'istanza di rappresentatività che gli deriva dal consenso che i cittadini gli hanno attribuito, per cui storicamente nei governi di coalizione è più complesso trovare la sintesi rispetto a governi monocolore, dove c'è un solo partito che in qualche modo esprime la maggioranza e dove quindi le sintesi interne sono un po' più semplici e rapide. Dopodiché la sintesi è stata trovata, c'è un'intesa piena, insomma, nella giunta e nella maggioranza, e quindi ora dobbiamo lavorare, punto e basta, ecco. Lavorare nell'interesse della Toscana e di tutti i nostri cittadini. E questo è chiaramente l'augurio che vi facciamo anche noi, perché insomma il momento è serio e quindi è bene riuscire a concentrarsi e a cercare di fare tutti quanti il nostro contributo, appunto voi nel vostro ruolo di amministratori e noi nel nostro ruolo di cittadini, per cercare di dare una mano. Grazie a Simone Bezzini di essere stato con noi, complimenti per il ruolo suo e per il grande risultato portato dalla provincia di Siena, che insomma torna protagonista in Toscana come forse non era da anni. Sì, no, non c'è dubbio che Siena ha un ruolo importante, ora dobbiamo, diciamo, non deludere le attese. Ecco. Io avverto da una parte l'onore, la soddisfazione, però ma anche un pochino il peso di una grande responsabilità, perché certo. Dobbiamo lavorare bene per tutta la Toscana e fare cose buone anche per la comunità senese. Assolutamente, noi torneremo a trovarla fra qualche mese, facciamo un tagliando a questa prima esperienza, ok? Molto molto volentieri, grazie. Buon lavoro e buona giornata a tutte e a tutti. Grazie a lei, grazie a Simone Bezzini. Buon lavoro e buona giornata. Noi ci fermiamo, piccola pausa, siamo in ritardissimo. Buongiorno Siena, bentornati in diretta, lunedì 26 ottobre, siamo in ritardissimo, ma oggi c'era una pagina davvero ricca da raccontare in Italia e anche nel nostro territorio. Chiudiamo con la pagina del Palio, ieri confermati Celesti a capitano della Lupa, mentre invece la Torre ha un nuovo capitano che è Dario Ricci, era stato confermato venerdì anche capitan Cortecci nella Tartuca. Intanto oggi il magistrato delle contrade si riunisce per capire cosa succede dell'attività delle società, ma diciamo che la decisione sembra piuttosto semplice, in quanto il nuovo DPCM, chiudendo di fatto i circoli ricreativi, culturali eccetera, insomma sembra aver messo la parola fine alla volontà di voler tenere aperte le società di contrada almeno fino al 24 di novembre, per quando starà in vigore questo decreto, e capiremo insomma cosa deciderà il magistrato in serata, ma insomma pare che la scelta sia doverosa. E noi ci fermiamo qui, oggi è lunedì e c'è la rubrica di Maura Martellucci, Accadde il lunedì, che parla proprio di Palio, un Palio un po' diverso. Questo lunedì di cui si parla era del novembre del 1414 e chiudiamo proprio con la voce di Maura Martellucci. Noi ci vediamo domani, grazie a Samu Piras in regia come sempre, grazie a tutti voi, domani torna Buongiorno Siena, Maura Martellucci.
Dal 26 novembre del 1414 a Siena si corre un nuovo palio, alla lunga logicamente, ed è il palio dedicato a San Pietro Alessandrino, vescovo di Alessandria. Perché si corre questo palio? Perché il 26 novembre, in realtà del 1404, in un momento di grande turbolenza politica a Siena, viene scongiurata una rivolta, un golpe diremmo oggi, che Francesco Salimbeni prova a capeggiare per rovesciare il governo. Non ci riesce e quindi il governo decide di festeggiare questo mancato rivolgimento politico. Subito dal 1404 si festeggia portando in Duomo una offerta di ceri con una vera e propria processione, ma dall'11 dicembre del 1414 si decide di solennizzarlo anche con un palio alla lunga. Ce ne sono già due a Siena in questi anni: c'è il palio dell'Assunta, logicamente, e c'è il palio dedicato al beato Ambrogio Sansedoni, che si corre il 20 di marzo. È un palio particolare, si celebra appunto questo 26 di novembre, si dice che costa molto meno rispetto a quello dell'Assunta. Fate conto che i costi per un palio del 15 d'agosto vanno intorno alle 2000 lire, qui si parla di 200 lire, quindi le proporzioni sono chiare, però la valenza politica che c'è dietro è altrettanto chiara. È dedicato a un santo, è vero, l'altro è dedicato all'Assunta, regina e patrona della Repubblica di Siena, quindi ha un'altra valenza, un'altra portata, però è comunque significativo che a questo palio, a novembre, vengano i cavalli dei più grandi signori d'Italia. Ci sono i cavalli dei Medici, ci sono i cavalli di Gonzaga, ci sono i cavalli dei Malatesta, quindi è comunque un momento di riaffermazione politica della Siena all'interno di un contesto politico più generale italiano, e quindi è un palio da non sottovalutare e da non prendere certo sotto gamba. Pensiamo che tanto fecero nel 1480, quando questo palio non venne corso, si premunì il governo di Siena addirittura di avvertire Lorenzo de' Medici di non partire da Firenze con i suoi cavalli e con i suoi barbarescanti, perché appunto gli sarebbe stata comunicata una nuova data. Queste sembrano cortesie da niente, però se pensate ai giochi e alle strategie politiche e ai delicati equilibri, si sottintende quanto dietro questi pali, queste corse, poi ci passasse anche di movimentazione, di strategie e di alleanze o non alleanze che stavano determinando il quadro dell'Italia del tempo.